stato un ottimo amministratore, sia come sindaco di Bisticci, sia come presidente della regione. Gli atti amministrativi e le leggi della regione, tutti agli atti dei rispettivi enti, ne sono una testimonianza. E però non è di questo che voglio parlarvi. Voglio parlarvi dell'uomo, della sua personalità e del suo servizio reso alla comunità di Bisticci e alla comunità dei Lucani. Nino Michetti è stato un esempio per tutti di come la politica con la P maiuscola debba utilizzare il potere che ha dai cittadini per servire la comunità e non per servirsene. Questo è il più bel ricordo che ci lascia Nino Michetti, perché non è soltanto memoria, ma è anche progetto e monito e sensibilizzazione di quanti oggi vogliono prestare la loro attività, il loro tempo per il bene comune di tutta la nostra comunità. Ecco allora come io vedo Nino Michetti. Ecco perché questa sera sono qui orgoglioso di essergli stato amico. A vent'anni dalla morte di Nino Michetti ci è sembrato utile con un gruppo di amici di ricordarlo. Nino Michetti è stato un grande amministratore, sindaco di Bisticci, presidente della regione, che ha realizzato importanti innovazioni. Ne abbiamo segnalate alcune. Intanto la concretezza della sua azione, insieme ad una visione. La sua legislatura, la quarta, è stata la legislatura delle grandi programmazioni, quindi strategie di lunga visione e anche del grande coinvolgimento. Per la prima volta gli enti locali sono chiamati a diventare soggetti attuatori dei progetti regionali. E poi la capacità di condivisione. Il partito di opposizione del tempo, il Partito Comunista, votava i suoi piani di, pensiamo ai piani integrati mediterranei, i suoi atti di programmazione, perché riteneva che fossero atti qualificanti, che guardavano non alla dispersione delle risorse, ma alla qualificazione delle risorse stesse. Quindi la sua è un'azione che si iscrive in questa capacità di fare della politica un servizio, di meritare la stima interna all'interno del proprio partito, non era scontato, e anche all'esterno, cioè con le forze di opposizione e con le forze sociali, con cui teneva un rapporto non banale, non scontato. Nino Michetti è stata una personalità politica autorevole, un uomo di cultura, un uomo della scuola, un uomo di valore e un uomo di valore. Ha saputo rappresentare molto bene, quando fece il Presidente della Regione, l'unità della Regione, era uno con la schiena dritta, ha affrontato emergenze di grande importanza come il completamento della ricostruzione del terremoto del 1980, l'emergenza della frana di Senigi, l'emergenza idrica, e ha ricontrattato l'accordo della nostra terra. Nino era uno abbastanza duro, potremmo definito oggi un osso duro, quando trattava per difendere gli interessi del proprio territorio e della propria regione. Io sono stato un compagno di strada di Michetti. Io ero deputato, lui era presidente della regione, abbiamo lavorato insieme, cooperato su molti fronti, nei quali responsabilità parlamentari e quelle del governo regionale coincidevano, e ho trovato in mio Michetti un compagno di strada straordinario. Di Nino ricordo tre grandi qualità: la grande lealtà, l'ostinazione, qualche ombrosità che era il segno del profondo senso di verità di cui lui si nutriva, e poi infine l'apertura e la profondità, quindi la cultura, che è stato l'ossigeno che l'ha aiutato a essere un grande presidente della Regione Basilicata. Nino Michetti è stato un grande presidente della Regione Basilicata. Delle sue azioni, della sua determinazione, dei suoi atti c'è ancora una traccia molto evidente.
Io da Presidente della Regione ho sempre nutrito una grande stima e considerazione per il suo lavoro e il mio obiettivo era quello di essere all'altezza di chi mi aveva preceduto, sapendo sviluppare le intuizioni, gli obiettivi, le iniziative che erano state avviate. E per questo questa sera ho accolto con molto piacere l'invito che mi è stato rivolto per ricordare il Presidente Michetti a 20 anni dalla sua scomparsa.